È appena terminato l'incontro di Coppa Italia, Metropolis contro Bergamo, calcio 5 under 21, e con noi col Naghi Diego, uno dei protagonisti della serata. Sentiamo da lui un commento sulla partita. Allora, beh, la serata è andata abbastanza bene, abbiamo vinto, non sembra, a parte il risultato, non abbiamo vinto molto agevolmente. È stata una partita molto combattuta, ritmo molto intenso per tutta la gara. E beh, abbiamo ritrovato il nostro ex mister Fabio Bella, direi che è una squadra nuova, giovane, però promette bene. Insomma, noi per la nostra parte abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo vinto, abbiamo giocato abbastanza bene e abbiamo confermato la buona prestazione di domenica con la prima in campionato, dove abbiamo vinto contro la Bocconi. E insomma, anche lì è stata una gara combattuta, vinta non agevolmente, ma insomma ce la siamo cavata molto bene. Tutti i miei compagni hanno giocato, direi, molto bene e hanno rispettato le aspettative, e direi che siamo abbastanza contenti, anche il mister è abbastanza soddisfatto, e dovremo migliorare qualcosina nella pausa di questo fine settimana. Come hai visto i tuoi compagni? Parlaci un po' di loro. I miei compagni sono andati, direi, egregiamente, perché molti sono nuovi, arrivano anche dal calcio 11 e si sono molto ben comportati, soprattutto perché siamo insieme da meno di 2 mesi, e quindi direi che hanno fatto delle due ottime prestazioni, sia in campionato che stasera in Coppa, e soprattutto i nuovi arrivati, ad esempio Scaini e Rochester, hanno veramente fatto vedere che valgono molto e possono trovare molto spazio in questa squadra, che si è rinnovata rispetto all'anno scorso. Infatti l'età media direi che si è abbassata di qualche anno, e quindi abbiamo anche possibilità di lavorare per il futuro, per gli anni prossimi, e direi che continuando così si potrebbero raggiungere grandi posizioni in classifica e grandi risultati. Ringraziamo Diego Colnaghi e ci vediamo alle prossime interviste. Grazie, alla prossima. Ciao.